E siamo ritornati di nuovo all'Hotel House in compagnia di Luca David, che del questo condominio conosce ormai morte, vita e miracoli, come si suol dire, e abbiamo girato un piccolo video la volta precedente in cui dimostravamo che c'era una porta qui che veniva utilizzata, era sempre quasi aperta, forzata, veniva utilizzata per poter accedere al condominio, anche se questa dovrebbe rimanere chiusa. Il problema è stato risolto, è stata tolta la porta definitivamente. Invece di riparare è stata tolta. No, perché all'Hotel House si fa prima così, si espone un problema, non si cerca la soluzione, si toglie addirittura, si elimina il problema. Il problema è risolto. Ho capito. Come puoi vedere. Ecco, poi abbiamo un altro problema invece, guardate, vedete qui. Di un mese che ci sono infiltrazioni d'acqua, questa è una parete di cartongesso, arriverà un giorno che si gonfia e cade. La gente passa, perché qui è una zona di passaggio. Qualcuno verrà colpito sulla testa e si farà male. Nessuno prende niente. Nessun provvedimento. Buccia proprio l'acqua. Ma da dove proviene quest'acqua? È acqua si può capire anche dal pavimento, vedete l'acqua, il pavimento è completamente bagnato, quindi piove dal soffitto. Voglio dire, non è una parete di mattone, è cartongesso, si gonfia e cade. Certo, certo. Non è da oggi. Non si sa neanche da dove viene quest'acqua. No, si sa perché è un problema condominiale sicuramente, ma qualcuno vuole intervenire? Certo, no, che poi può infilarsi anche all'interno delle condutture elettriche. Ma sicuramente. No, qui proprio piove, ho visto proprio delle gocce, ecco. Si vede, si vede. Sì, sì. E quella parte lì era già sfondata? La parte è stata sfondata per fare i lavori, poi è stata abbandonata lì, così. Fare i lavori per evitare esatto, questi... però poi non è stato portato a conclusione nulla. No, perché l'acqua continua su una porta, continua a scendere, tra virgolette, non chiusa. Vedete per terra, guardate per terra, si vede proprio il cadere delle gocce, perché vedete? È un continua perdita di acqua che va a finire sulla parete per terra. Poi, parlando sempre di porta, adesso abbiamo un altro problema. Gli sgabuzzini dove ci sono i contatori della corrente sono tutti aperti, o la maggior parte sono aperti. In tempi non sospetti controllavamo questi sgabuzzini perché sapevamo che veniva nascosta eroina. Oggi è tutto aperto. Addirittura qualcuno andava a fumare l'eroina o a farsi di eroina. Oggi sono aperti, non c'è controllo, non c'è niente. Possiamo vederli questi? Se c'hai voglia di fare le scale, io non è che ho tanta voglia di fare le scale. Ci sono degli sgabuzzini che sono aperti, ti posso mandare le fotografie, non è sì, un problema. A servizio di chi questi sgabuzzini sono? Questi sgabuzzini dovrebbero essere a servizio naturalmente di chi ci abita. Una volta che va via la corrente si veniva in portineria, si chiedeva la chiave, un tempo si accompagnava perché funzionava l'ascensore, perché dentro questi sgabuzzini ci sono i contatori, i quadri elettrici, il contatore di casa, e venivano utilizzati come rifugio, sì, rifugio. Sia per nascondere droga, no, sia magari per consumarlo, per consumarlo. Ci sono fotografie, filmati su questo, non è che sto raccontando delle stupidità. Ma tu che conosci Hotel House, oggi sono tutte aperte, quindi il lavoro che è stato fatto negli anni precedenti per portare a una normalità non è servito a niente se non si prendono provvedimenti. Certo, assolutamente. Torniamo sempre sui soliti discorsi, ma purtroppo è la realtà di questo palazzo. Si combatte per portare la legalità e qualcuno arriva, e questa legalità evidentemente non ha piacere che ci sia, se no non si spiega. Sempre nel precedente servizio con Luca Davide si erano soffermati su questo tratto dove passa una fognatura che manda un cattivissimo odore, quindi significa che questa fognatura non si sa dove confluisce. Luca, va nel sottosuolo, poi viene raccolta nel canterio. Questi vengono dai bagni del condominio. Del condominio. Dopodiché però oltre a questa tu ne hai scoperto un'altra di questa specie dietro. Di fognatura a cielo aperto. Sì. Ce n'è un'altra all'interno del canterio. Andiamo a vederla. Mai nessuno interviene. Ecco, qui siamo dall'altra parte del condominio e lo stesso, la situazione si ripete. Fogna a cielo aperto, non si può dire che perché manda cattivo odore, non c'è, ecco, c'è l'ombra mia.
sto fotografando. Luca, anche qui non ci si riuscirà a intervenire. No. Ma non è neanche igienica una cosa del genere. Certo che non è igienica. Non è igienica, no? Non si sa dove va a finire queste acque. Ma anche questa dove viene raccolta nel canterio delle acque chiare, si mischia e poi andiamo sul giornale perché si inquina, perché inquiniamo. E nessuno prende provvedimenti. Certo. Però mettiamo i cartelli che servono i soldi. Ma è possibile che in 2 anni non sono stati raccolti i soldi per sistemare le fogne? Certo. Eppure i soldi sono arrivati, non voglio essere ripetuti. E comunque questo è lavoro urgente, assolutamente lavoro urgente. Penso di sì. Vogliamo andare a vedere la montagna di rifiuti che è aumentata? Che è aumentata. Eccola, si è parlato in questi giorni di raccolta differenziata e del fatto come mai a Porto Recanati c'è una percentuale molto bassa rispetto agli altri comuni. Adesso non vorrei tutto addebitarlo a questa immagine naturalmente, perché qui ci sono molti ingombranti a dire il vero. Comunque la situazione è che qualcuno vorrebbe risolvere il problema della differenziata dell'Odelaus ponendo un'isola ecologica, ma che dici Luca? Ma non... cosa ti devo dire? Abbiamo un'isola ecologica a cielo aperto davanti all'Odelaus, ne mettiamo un'altra fuori, ma se la gente non è abituata a portare fuori gli ingombranti? Quello che dico anch'io. Se non possiamo è abituata a differenziare, è inutile ci mettiamo i cassonetti. Poi alla fine lo spettacolo è sempre questo, no? È sempre questo. Che rispetto all'altra volta non è stata mai rimossa, è aumentata. Assolutamente, è aumentata. Quindi non è stata mai rimossa, mai pulita. Da quella volta è l'ultimo video che abbiamo fatto. Assolutamente. E alle nostre spalle giocano decine e decine di bambini. Certo, qui è un'area di giochi. Altra situazione chi che abbiamo. Chi deve provvedere a fare questo? Beh, l'amministratore del condominio. È stato nominato un amministratore apposta. Non posso sentirmi dire tutte le volte è un problema vostro perché io non abito qui. E tu cosa sei qui a farlo? Certo. Guardate anche le situazioni qui delle finestre. Queste finestre dove danno? Queste danno nell'androne dell'ascensore per poi portare alle ali degli appartamenti. Eccola qui. Questo sappiamo che è un angolo scandalo. Qui a metterci le mani. Sì, ma io dico. Diventa un'impresa veramente. Non... Guardate qui anche tutte quelle finestre aperte. No, ma qui anche d'inverno fa freddo. Cioè, aria noi. E appunto state sempre in ambienti abbastanza esposti. Freschi. Ecco qua. Cioè, questo è l'Odelaus, vedete che condizione di manutenzione è. Cioè bisogna assolutamente. Ma si era parlato tempo fa del 110%, a che cosa era riferibile? 110, guarda. Ma tutto il condominio no. Sì, per quel. Ah, sinceramente si è parlato di tutto il condominio, ma come io, si fa? Ma io anch'io. 400 di. Ancora oggi non ho visto un progetto, sono passati 10 mesi e non ho visto un progetto. Già questo è una cosa strana. Tanto è vero, ti voglio raccontare questo particolare perché è molto grave per me. Io e Mustafa siamo stati invitati a una riunione da. L'amministratrice, la signora Solicetti, c'era il geometra Palmucci, Stefano, c'era l'ingegner Ruffini Gianfranco, ci mettiamo tutti a questo tavolo e il signor Palmucci a un certo punto dice no perché noi abbiamo bisogno di voi, rivolto a me e a Mustafa perché voi conoscete il palazzo e noi abbiamo detto guardi che noi siamo sempre stati a disposizione gratuita, tra virgolette, per un periodo dell'Odelaus, quindi siamo qui apposta. Allora lui comincia a dire no, perché noi con il 110 vi paghiamo i vostri stipendi arretrati, vi diamo un posto di lavoro. Mi ha detto scusi signor Palmucci, guardi che io, quello che lei mi sta dicendo, non è che mi sta regalando niente, perché i soldi che devo avere arretrati c'è un timbro dell'ispettorato del lavoro, c'è un decreto ingiuntivo. Se lei mi dà un posto di lavoro la ringrazio. E poi alla fine mi dice, no, se poi vi facciamo anche una regalia. Una regalia? Ma regalia di che cosa, scusi? Tanto è vero che l'ingegner Ruffini, nel sentire questa frase, disse testuali parole, ma siamo venuti a parlare di progetti o parlare di regalie? E minacciò di andarsene. Dico, quindi, di cosa vogliamo parlare?
Cioè tu saresti stato pagato con il 110%, sì, significa con quello che è quel esatto. 10% con in più? No, con i soldi dello Stato io mi faccio pagare stipendi. Ma non è possibile. No, cioè, non è possibile neanche. No, ma poi... non è questione di essere possibile. Io che ci ho messo la faccia all'Otelaus, sto combattendo per la legalità, mi faccio pagare con i soldi dello Stato? Signor Palmucci, ma lei si rende conto di quello che ha detto? No. Ma cosa pensa di trovare all'Otelaus tutta la monnezza all'Otelaus? Non c'è la monnezza. A posto. Poi ti faccio vedere un altro fatto grave, di una scritta sui muri. Adesso la andiamo a vedere. Luca, a proposito del 110%, naturalmente ognuno deve firmare la cessione del credito. Esatto. Perché per poter avviare e approvare il progetto, certo. Perché tutti devono firmare. Esatto. Sennò... No, adesso io le normative non lo so, però penso che ci vogliano tutti. E all'ingresso qualcuno ha pensato di fare? No, qualcuno, ti dico nome e cognome. No, qualcuno. È ora di farsela finire e dire qualcuno. Che ne so, io non la conosco. Signora Zanzi, Gianfranca, che tra l'altro ha un social personale, Otelaus e dintorni, che paventa sempre contro il Comitato per la Sicurezza, lei si è permessa di scrivere sui muri. Se non firmi 110, niente lavori e la colpa è tua. Ma la cosa più grave è che l'amministratrice, ormai più di un mese che c'è questa scritta, non l'ha fatta togliere. E addirittura ce l'ha come collaboratrice, questa Zanzi collabora con l'amministratrice e fa scrivere sui muri. Ciao. Facciamo battaglie per l'educazione ai bambini, far imparare i bambini, e poi scriviamo con la bomboletta sui muri. Ma perché non va a scrivere a casa sua sui muri? Ma è colpa tua se non prendi il 110%, ma se, ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Ma quanti sono state fino alle firme? Non lo so, perché io da quando sono uscito dalla portineria non mi sono più interessato. Apposta. Ma non posso permettere una cosa del genere. Ma è possibile che l'amministratrice non c'ha 3 euro per comprare una latta di pittura per cancellare? Gliela faccio io la cancellazione. Ho capito. Perché io non penso che se io vado a scrivere a casa dell'amministratrice con la bomboletta gli fa piacere. E l'amministratrice permette di fare queste cose? Ma le permette a casa sua, signora Solicetti, certe cose, non le permette a casa mia. Perché questa è casa mia fino a prova contraria. Quindi è una scritta rivolta a tutti i condomini comunque. Sì, è rivolta a tutti i condomini. Non penso che anche certo, qui certo. Sia io la persona in causa, perché no vabbè, tu sei uno fra i 400, diciamo. Anche io, tra l'altro, al signor Palmucci, quando mi chiamò in un'altra sede, disse: guardi che io sono favorevole a fare il 110 perché ho delle proprietà all'interno, ma lei dopo 10 mesi non mi può presentare niente, un progetto, niente. E ma le difficoltà sono tante, ma Vabbè, ma l'avete sbandierata come un'opportunità sul 110%, sembrava cosa fatta quando lessi la notizia anch'io. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona nemmeno in questo contesto. Certo. Vediamo qui mi pare che non c'è niente in portineria. No, ci sono le scritte. Paga, se non paghi, no? Non ti lamentare. Andare avanti, che siamo tornati indietro. Sempre la colpa è tua. Vabbè, comunque certo. È un modo di comunicare che... cioè se paghi avrai acqua, luce, pulizia e servizi, se non paghi non avrai no acqua, luce, pulizia e servizi, non ti lamentare, la colpa è tua. Vabbè, adesso non si sa quanti saranno a aver pagato, quanti in realtà continuano a fare sta di fatto che è stata fatta cambiare una legge per dare più potere agli amministratori. Questa amministratrice è 2 anni e 4 mesi che è qui a casa mia, solo perché ho fatto una PEC è arrivata la documentazione. Non ho mai visto una documentazione, non ho mai visto niente. Ha detto che non si può fare l'assemblea condominiale perché ho visto una lettera, doveva farla entro marzo, non la poteva fare perché c'era il Covid e faceva freddo. Ma signora amministratrice, se si ricordi che la prima assemblea che abbiamo fatto all'Otelaus è stata dicembre 2020 in pieno Covid. Quindi non ci prende in giro, per cortesia, non ci prende in giro. Non ci prende in giro. Vedo che è abbastanza carico il nostro Luca David. Non ci prende in giro. Faccio la cortesia. A posto. Ecco qua. Quella portineria è chiusa, una volta c'era qualcuno. Non c'è nessuno. Adesso è completamente vuota. Non c'è nessuno.